Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego cosa causa l'obesità infantile. L'obesità infantile è una condizione complessa che può essere causata da una combinazione di fattori genetici, ambientali e comportamentali. Ecco alcuni dei principali fattori che contribuiscono all'obesità infantile. Alimentazione. Una dieta ricca di cibi ad alto contenuto calorico, grassi saturi, zuccheri aggiunti e cibi altamente processati può contribuire all'obesità. Il consumo frequente di fast food, bevande zuccherate e snack poco salutari può aumentare il rischio di aumento di peso e obesità. Inattività fisica. Un'insufficiente attività fisica è un fattore di rischio importante per l'obesità infantile. L'aumento del tempo trascorso davanti a dispositivi elettronici, come computer, tablet e telefoni cellulari, può contribuire a un'attività fisica limitata. Genetica. La predisposizione genetica può influenzare la tendenza di un bambino a sviluppare l'obesità. Se uno o entrambi i genitori sono obesi, il bambino potrebbe avere un rischio genetico più elevato. Ambiente familiare. Il comportamento alimentare e lo stile di vita all'interno della famiglia possono influenzare notevolmente il rischio di obesità infantile. Un ambiente familiare che promuove una dieta equilibrata e l'attività fisica può contribuire a ridurre il rischio. Stress e salute mentale. Il livello di stress e l'equilibrio emotivo di un bambino possono influenzare il suo comportamento alimentare. Alcuni bambini possono utilizzare il cibo come mezzo per affrontare lo stress o le emozioni negative. Prenatale e neonatale. L'esposizione a determinati fattori durante la gravidanza, come il fumo o una dieta poco equilibrata, e la nutrizione neonatale possono influenzare il rischio di obesità infantile. Accesso a cibi salutari. La disponibilità e l'accesso a cibi salutari possono variare in base all'area geografica e socio-economica. L'accesso limitato a cibi freschi e sani può contribuire all'obesità. Marketing alimentare. La pubblicità e il marketing alimentare mirati ai bambini possono influenzare le loro scelte alimentari e promuovere il consumo di cibi poco salutari. L'obesità infantile può portare a una serie di problemi di salute a lungo termine, tra cui il diabete di tipo 2, le malattie cardiache, l'apnea del sonno e problemi psicologici. La prevenzione e il trattamento dell'obesità infantile richiedono un approccio olistico che includa la promozione di una dieta equilibrata, l'attività fisica regolare, l'educazione alimentare e il sostegno emotivo. È importante coinvolgere i genitori, le famiglie e le comunità nella lotta all'obesità infantile e promuovere uno stile di vita sano fin dalla prima infanzia. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.